Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix, torniamo con Silent Hill 2 Remake e riprendiamo da questo punto. Allora, siamo di nuovo nell'ospedale, però questa volta è un po' più in pessime condizioni, possiamo dire, no? Sì, perché la mappa è sempre quella, quindi quanti piani abbiamo qua? Due? No, tre pure, va. Vabbè, stessa cosa anche il seminterrato, insomma. Un botto di roba, eh? C'è un botto di roba. Allora, qui non si poteva andare perché questa volta qua è un bel volo. Allora, dritto per dritto si può andare, ma c'è anche la sala ricreativa da vedere, quindi direi di partire. Ah no, vabbè, in realtà è da qui che siamo venuti, se non erro. Fammi vedere un attimo. Sì, perché avevamo anche già preso un po' di cose, quindi qua era chiuso. Che poi questo cos'era? Il condotto dell'ascensore che ci aveva buttato qua. Oh, vabbè, comunque, non mi ricordo, che sono da un po' che non gioco, ve lo dico, quindi qui i video che ho registrato. Ci sta un po' di seguito. Allora, anche qua c'è un buco. Ma che è? Pieno di buchi qua. Vabbè, segna tutto, va. Nel dubbio voi capiamo, no? Capiamo il da farsi. Ma questo è un ascensore. Ma funziona? Dovrebbe. Aspetta, no, ma la farmacia? No, infatti. Ah, ok, no, no, vabbè, segniamo, eh. Vabbè, è chiuso, ma sicuramente si può aprire perché quando è così puoi aprirla dopo. Allora, qui nessun oggetto, manca il tasto per verso il seminterrato. E vabbè, andiamo al secondo. Che dobbiamo fare? Mi sorprende che funziona ancora l'ascensore, tutto. Tutti i danni che ci sono in sto ospedale, quindi c'è molta ruggine. Senti qua come la cacciara, solo ad aprire le porte. Allora, siamo direttamente al secondo piano e qua, ah, si può anche salvare subito. Strano che mi ha messo subito. Vabbè, in realtà questo è un altro piano. Qua c'è una vasca piena di acqua, ma sembra che sta bollendo qualcosa. Più o meno sembra. Vediamo cosa combiniamo. Perché anche qua mo tocca rifà tutto dall'inizio. Non me l'aspettavo che mi faceva fare l'ospedale per la seconda volta. Come ho detto, non l'ho mai giocato, quindi non sapevo bene che l'infermiera qua, vieni. Deve essere ancora qualcosa. Deve essere ancora qualcosa perché la radio lo segna. Questi sono sempre molto bastardi. Secondo me sono quelli più maledetti di tutto il gioco, finora. Però qui c'è un'altra infermiera, qui mi sa che è pieno di infermiera. Qua è pieno, lì si può passare, anche qui c'è cosa che bolle. Dov'è l'infermiera?
Aglio. Ma qui è pieno di nemici. Mi sa che ce n'è anche un altro da qualche altra parte. Eh sì. Allora, questa. Ok, spogliatoio donne. Va bene, iniziamo a segnare un po' di cose. Qui si può salire, è vero, perché qua c'erano le scale, chiaramente giù questa volta non si può. Ok, è chiuso dall'altro lato. Vabbè, aspetta, ma dall'altro lato possiamo sbloccare subito o no? Da lì siamo venuti. Che cazzo vuoi fare, scusa? Aspetta, allora, prima di andare lì andiamo a sbloccarla sta porta. Qui era chiuso. Perché tanto da lì siamo venuti, non è che... Ah, ok, qua si può passare. Vabbè, dopo andiamo a vedere. Ah, però... Dicevo, ma la porta che abbiamo... La parte che non abbiamo guardato qui. Adesso andiamo a vedere, però aspetta un attimo che magari... scusi, ma non me la sblocchi qua? Come mai? Strano. Strano. Vabbè, vediamo che è sta roba, no? Un altro enigma. C'ha due combinazioni qua. Sempre più complicato. Bene, bene, bene. L'ha segnato. Scatola incatenata. C'è la catena che vanno da due direzioni. Sembra l'enigma simile a quello che avevamo visto dalla radio all'inizio, che c'aveva sempre le catene. Dovevamo far scendere la radio. Allora, si può andare qui, andiamo dove c'è la catena, però voglio vedere che c'è qua, perché se no, a parte che si poteva andare, ricordiamoci che si poteva passare sotto lì, anzi mi sa che ci andiamo anche là, che è una zona che abbiamo lasciato indietro, quindi dov'è che si poteva passare? Lo facciamo adesso perché poi mi dimentico che lì c'era un passaggio. Facciamo adesso. Dov'era? Allora, qua si può anche salire, no? Però c'era un passaggio sotto. Vedi che l'ho già perso, porca de quella. Dove cazzo è? Ah, qua. Vediamo cosa c'è. Capiamo un attimo perché a parte... Siringhe. Sembra strano che non c'è altro. Ah, aspetta, si può sbloccare quella porta. Ok, vabbè, lo facciamo. Quindi torniamo da dove eravamo. Va bene, va bene. Quindi questo è fa. Era lo spogliatoio delle donne, sì. E qua scesiamo. Adesso si può forse salire, perché avevo visto delle scale qua. Vediamo se si può effettivamente salire al terzo piano. Ah, si può. Sì, si può salire, però qua mi sembra presto per andare a vedere qua, quindi direi che prima c'è da vedere tutta l'altra zona di giù. Poi ci guarderemo. Sta comunque non ho capito perché me la lascia chiusa, perché in realtà di solito quando le segna così
te le apre dopo un po'. Non ho capito perché questo non te la apre, però. Comunque sembra che segna sempre che c'è un mostro, ma non c'è un cazzo. Allora, vediamo dove cacchio siamo andati. Mi sto iniziando a perdere, eh? Direi di sì. Ok, eccoci. Vabbè, qui è da risolvere e va bene. Allora, la catena va lì. Vabbè, dopo andiamo. Prima voglio vedere cosa c'è qua. Questo. Ho capito se si può spostare. Secondo me sì, però dall'altro lato. È chiusa. Qui c'è un infermiero. Che cazzo. No, non così. Questo mi ha scoppiato male. È raro che mi fanno così male, eh. Veramente è raro. Di solito me la sbroglio bene. Questa volta è andata male. Ho dovuto usare una siringa, porca di quella. Vabbè. Questa ce la siamo giocata male, sta cazzo di infermiera di merda. Allora, questi bagni veramente chiusi. Poi qua c'è niente. Ci deve essere una. Qua secondo me è pieno di infermiera, eh? Vabbè che anche nell'altra zona era pieno, però. Però mi sa, ho la brutta sensazione che queste sono ancora più. Guarda qua, ma chi cazzo vuoi fregare? A chi vuoi fregare? Nell'angolo ti nascondi? Maledetto. È nascosto nell'angolo. Allora, l'infermiera l'ho vista andare dritto. È lì, va bene, va bene. Qui, come ho detto, era tutto chiuso. E lì due, in realtà non ho capito una cosa. Se si può spostare, sembra che c'è una specie di armadio che bloccava il passaggio. Non ho capito se si può spostare. È da vedere. C'è un buco, ma sembra che non interessa. Ma è l'unico modo a inginocchiarlo, altrimenti fanno dei danni abusivi. L'unico modo, però vogliamo molti colpi pure nelle gambe. Che cazzo è? Ma qui non c'è niente in sto buco, non così, eh. Se mai che non. Di solito mettiamo sempre la mano. Vabbè, no, in realtà il buco è questo. Cioè, non c'è il buco, però la stanza era questa. Non serve. È pieno di infermiere, c'è poco da fare, è pieno. Ma qua si può sfondare il muro. Infermiera dov'è? Sicuramente è qua. Qua dove sblocca? Ah, ufficio del direttore. Ah no, aspetta, non abbiamo la chiave. Ma ah, è vero che ritorna all'ufficio del direttore. Beh, l'ospedale è sempre quello, solo che è in condizioni molto peggiori adesso, quindi. Qui sfondiamo. C'è tocca, c'è tocca. Dov'è? Ah, lì è. Aspetta un attimo che serve spazio perché se no questa viene a rompere. Così no però, eh. In due no. Madonna. Questa zona è più ostica, signore. Come fa?
Sì, questa zona è più... Ah, sono tornati anche quelli che esplodono quando li ammazzi. Bene. Erano da un bel po' quelli che non li... li andavamo a beccare, eh. Sì, quelli erano da un bel po', devo dirlo. Allora, armadietti, niente, niente, niente. Colpi. Sì, questa zona è ancora più difficile dell'ospedale normale che abbiamo visto all'inizio. Perché comunque più vai avanti più i nemici te li mette resistenti, chiaramente. Qui si può spostare sicuramente questo per... a parte che la catena passa... Ah, ok, eccola come spostiamo. Sposta, sposta, va. Quindi risblocchiamo, siamo tornati nella stanza L2. Molto bene. E qua ci siamo. Allora, veniamo un attimo. Facci uno. In realtà dovremmo essere andati, però non me la segna come se siamo passati. Quindi è da rivedere. Vabbè, tanto c'è il passaggio adesso. Fammi vedere la C1 un attimo, dov'è? Questa qua. Eh no, siamo passati, però non c'è niente. Non so perché non la segna come una stanza esplorata, però va bene. Allora, qui è tutto chiuso. No, in realtà bisogna spostare quella cosa che abbiamo visto lì. Adesso andiamo a vedere dov'è che va messo questo qua, dov'è che si può mettere. Ci deve essere qualche passaggio da qualche parte, vediamo un po'. Ah, di solito questi non te li fa spostare molto, quindi deve essere da qualche cazzo da parte in zona, però non vedo nulla. Ah, lì è qua, che tra l'altro dov'è che riporta? Alla stanza L3. Oltre alla stanza L3 c'è pure un mostro, perché si sente. Vabbè, spostami quel coso, dov'è? Eccolo qua. Ah, vedi, di solito questi non te li fa spostare molto lontani da dove servono, quindi è per quello che ho detto era in zona anche il punto dove doveva, dove andava messo. Qui ce n'è un altro, sicuramente un infermiere anche qua. Cazzo, ne vuoi pure qua. No, siamo troppo vicini, signora. Siamo troppo vicini. Cazzo. Liscio di nuovo. Questa volta no. Pure quello. Quanta roba c'è qua. Eppure quello con le quattro gambe. Niente. Niente da fare. Troppa gente, signore. Troppa gente. Troppa gente. Porca di quella. Ostica, qui ci sta facendo... Sto mettendo filo da torcere qua, devo dirlo. No, molto molto più... Cioè, stessi nemici, ma secondo me sono più resistenti. Adesso, soprattutto le infermiere, le vedo molto più ostiche anche dal punto di vista di... prima le sparava alle gambe, ok, atterravano dopo due colpi, massimo tre, adesso no, ci vuole di più. Quindi è
ancora più complicato buttarli giù, amici. Allora, qui siamo arrivati alla stanza delle dea. Che cacchio siamo finiti a fare? A nulla, perché cazzo abbiamo preso? Abbiamo preso a prenderci bastonate l'infermiere, direi, no? Ah, no, in realtà è qua la sala di osservazione che non abbiamo visto. Allora, referenza. Lì c'è una chiave, eh. Però c'è anche un documento. E di nuovo lì a guardarmi, a fissarmi. Dice che mi trascinerà lì. Non voglio. Trascinerà lì, non voglio. Non glielo permetterò. Allora, aspetta, prima di prendere le chiavi, perché ci sono delle chiavi, no? Chiave dell'ufficio. Ah, ok, perfetto. Era quella che ci serviva. Perché sennò non potevamo andare all'ufficio del direttore. Strani rumori. Una foto. Nessuno lo sa. No, questa la possiamo sbloccare, la C5. Siamo tornati al corridoio classico, diciamo, dove abbiamo già visto. L'unica cosa che non ho capito è perché non mi fa sbloccare, che poi magari non serve, perché basta fare il giro, però di solito te la fa sbloccare le porte quando fai, passi da un lato all'altro. Vabbè, dobbiamo andare all'ufficio. Abbiamo la chiave. Ma l'ufficio. L'ufficio era dritto qua, eh? Tra l'altro qui c'erano delle scale. Dov'è che c'erano delle scale? Ah, qua, ma c'erano delle scale. Non ce ne sono più. Direi di no. Direi di no. Allora, qui è a posto. Ufficio più. La C1 non ho capito perché non me la segna come stanza che abbiamo visto, però boh, vabbè. Allora, vediamo di usare la chiave. C'è una scala. La registrazione. Stavolta non funziona. Tra l'altro non sto neanche usando il fucile a pompa, ma per questi nemici non serve usare il fucile a pompa. È necessario. Qui c'è una scala e va bene. Questa no, eh. Vabbè, segniamo tutto, non si sa mai. Leggiamo il documento. Non ci sarà mai più dolore. Mai più dolore, vabbè. Scritto un botto de volte. Allora, qua sale. Potrebbe. Ah, tra l'altro la catena arriva qua. Va lì sopra. E allora. Ah, che tra l'altro noi non siamo andati. Adesso. Tornando all'inizio, c'era un altro corridoio dove portava la catasper. Poi andiamo a vedere l'ufficio, cioè andiamo per le scale. Non sono andato in un'altra zona, aspetta un attimo, vorrei perdermi strade. Anche se il piano è sempre quello, però allora. Ah, per spostarlo. Per spostarlo. Ah no, per salire. No, dice, vedi qua, perché questa catena va qua. Qui siamo andati, non mi ricordo. Ricordo, no, ma poi era chiuso in realtà. No, però vedi, lavanderia. Allora,
catena entra lì. Ah, ok, quella che va all'ufficio. No, infatti qua non siamo andati, qui c'è la toilette. Oh, siamo andati? Non mi... No, non siamo andati qua, assolutamente no. Qua si può spostare. No, forse per salire. E questa è chiusa. Potrebbe essere che mi fa andare dall'altro lato se salgo qua. Fammi vedere un po'. Questa è una zona diversa. Mi fermerò lì. Sì, siamo passati dall'altro lato, praticamente, sì, dove non potevamo andare adesso. Sì, ricordiamoci che c'era anche l'ufficio a quella scala, perché lì non siamo saliti, siamo subito venuti da qua. Che secondo me bisogna seguire le catene, chiaramente. Zone secondarie, no? Qua si possa passare. La catena va qua, è legata al pilastro. La catena è legata al pilastro, quindi arriva da lì. Ok, ma è più o meno lo stesso enigma che avevamo visto lì, come ho detto, quello della radio, che c'erano anche lì le catene. Ma questo deve essere... Beh, qui si può saltare, va bene, però ho visto un'infermiera lì, quindi nel dubbio è meglio sistemarla. Vabbè, va, salta qua, che cazzo c'è qua, dai. Tanto si può riandare. Ah, ok, va bene. Vai. Abbiamo addrizzato la lancetta, però è chiaramente da sistemare. Un altro enigma. L'ha segnato. Ha fatto solo un cerchio. Buonanotte. Vabbè. Questa è chiusa e la catena esce da lì. Allora. Comunque, boh, non lo so, ma la sensazione è che è più... No, è lo stesso ospedale, però è più labirintico, mi sbaglio io. L'hanno reso un po' più complicato orientarsi, perché hanno messo un muro in più, però. Lampada che sfarfalla. Ah, questo. Qui c'è un muro da sfondare. L'hanno resa bene questa zona, è più... Sempre la stessa zona, sempre lo stesso ospedale, però è più complicato orientarsi, anche perché c'è più, c'è buio adesso, quindi parecchio, c'è buio buio, quindi e va bene, allora M2 fatta, M3 fatta, qua c'è da sfondare un muro che avevo visto. L'infermiera comunque non ho capito cazzo è andata. Questa la sblocchiamo. Dove riporta? Ah, riporta lì dove... Sì, perfetto. Vabbè, almeno l'abbiamo sbloccata. Buonanotte. Dove cazzo che avevo visto il muro che si poteva sfondare, mo? Bella parola. Soprattutto dove è andata l'infermiera? Ah, lì. Si può sfondare, va. Un altro bagno? Questo. Ah, la catena arrivava qua. Lampada che sorvolano. Guardalo spegnersi. Vabbè, la lampada che si spegne due volte, no? Fa uno e due. No, aspetta allora. Uno, due. Sì. Lampeggia due volte. Qui ci sono delle pillole. Va bene. E qua il documento. Aspetta. È un anno che mi osservano. Mi hanno dato così tante pillole. Quando l'ora fa rumore, tremo ogni volta che cala l'oscurità. Ok,
Questo è per il lucchetto di là. Tra l'altro, numero 75 lì, ma non. È legato all'orologio che abbiamo visto, alla luce che lampeggia due volte, e al lavandino di qua. Che ci sono 6 pillole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pillole. Area di enigma qua, signori. Area di enigma. Ah! E qui vedi l'orologio che l'avevamo drizzata la lancetta. Qua c'è da capire l'inghippo. Vabbè, poi vediamo, dai. Che, come ho detto, non mi pare che avevamo visto. Sì, perché qua. Dov'è che avevamo messo la. Ah, qui era, sì, qui c'è l'orologio che possiamo spostare la lancetta. Vabbè, bisogna capire. Vabbè, che si può fare. Se ne è solo una. Casi, a caso, cioè, a tentativi, sti cazzi pure. Però non vorrei metterla a caso, voglio capire come cazzo è che si fa. Allora, comunque l'infermiera è sparita, l'avevo vista in giro questa parte, però è sparita. Era nascosto da qualche. Perché l'avevo visto un'infermiera passare di qua, eh? L'avevo vista, sì. Vabbè, qui mi sa che tocca risolvere l'enigma di quella cosa lì, dell'orologio. Perché altra cosa mi sembra che non ce n'è da fare. Sì, è nella M1. Tutte le altre stanze le abbiamo viste tutte. Quella è l'ascensore, locale di servizio. Non si poteva entrare, se non erro. Vediamo un attimo. Allora, eravamo di qua, no, qua è chiuso. Tanto per iniziare. No, però aspetta. Fai il giro di cazzo, di qua. Locale di servizio. Passando qua. Poi dritto qua. L'abbiamo aperta. Qui si poteva saltare. Ho detto un cazzo della birra. Ah, lì siamo tornati dove eravamo. Vabbè, no, aspetta. Una cosa che volevo vedere. L'infermiera l'ho vista lì prima. Ah, vabbè. Siamo saltati. Dai, proviamo a risolvere questo enigma dell'orologio. Vediamo un attimino. Allora. Vediamo, fammi rileggere il documento. Eccolo qua. Allora, è un anno che mi osservano. Mi hanno dato così tante pillole. Allora, le pillole nel lavandino sono 6, quindi lì potrebbe essere un numero. Quando l'ora fa rumore, tremo ogni volta che cala l'oscurità. È un anno, quindi uno. Un anno, quindi uno. Quindi uno. Mi hanno dato così tante pillole, 6. Quando allora fa rumore non ho la più pallida idea. Beh, l'orologio lo mettiamo a caso, sti cazzi. La lancetta. Tremo ogni volta che cala l'oscurità. L'oscurità dovrebbe essere la luce. L'ora non ho capito. Sembra che è segnato sul 2 però, o no? La lancetta.
l'orologio. Cioè, no, c'è scritto un 2 a fianco all'orologio. Tanto facciamo a caso per la lancetta, sti cazzi. Allora, qua la luce. Perché c'è scritto. Guardalo spegnersi. Quindi 1, 2. Passa 1, 2 volte se spegne, no? 1, 2. 1, 2. Allora, sti cazzi. Pillole erano 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. Allora, aspetta. Torniamo all'orologio. Vabbè, l'orologio non ho la più pallida idea che cacchio di ora se devo mettere, quindi sti cazzi lo metto a caso, proprio ovunque. Era il 2. Però non mi caccia i mostri. Oh, che cazzo è? E mi metti subito l'infermiera così a rompere i coglioni. Ma che sei pazzo? Ma tu sei pazzo! Cazzo, è chiuso. No, troppe, troppe. Vabbè, 40 nemici, oh. No, non fa così, però. Metti il fucile a pompa. Ha rotto i coglioni. Per forza. Mission da panico. Ma questo è quello che esplode. Niente. Oh, sta zona non sto giocando bene. Punto. Non. Cosa la fa? Non la stiamo facendo bene. È inutile. Giocata male sta zona. Va bene, non siamo morti, ma ho fatto delle cagate allucinanti. Allora, però vedi, segna punto interrogativo nella stanza M2, perché? Allora, l'orologio è fatto, non posso fare più niente. Buttato una gatterba dei mostri. Perché mi segna la stanza M2? Che c'è cosa? Che cazzo c'è? È qua? Dall'altro lato. Perché c'è cosa da fare? C'è assolutamente nulla. Enigma l'abbiamo risolto. Eh no, in realtà no, perché poi quella dovrebbe essere la combinazione. Adesso che se andiamo a vedere il documento di quel lucchetto lì. Di quello lì, sì. Che abbiamo già detto, quindi 2 l'orologio, 6 pillole. Vabbè, insomma, vediamo, dai, fammi un po' dei tentativi. Vabbè, qua è fatto. Dobbiamo. Sì, in realtà tornare lì nella zona principale e mettere, provare a mettere questa combinazione che sto dicendo. E poi c'è da fare la stanza dell'ufficio. Allora, ragazzo, era imboscate. Vabbè, pronto, perché appena passavi qua te beccava, bastonava male, proprio bello pronto, e vabbè. E vabbè. Allora, qua devo fare dei giri abusivi per tornare nella zona principale dove si poteva anche salvare. Devo dirla. No, vabbè, questa zona, allora, come ho detto, è un po' più, secondo me, ostica dei mostri. Neanche proprio labirintica, devo dirlo. No, ma ci sta, perché ogni volta che avanzi con il gioco, chiaramente ti mettono zone più complicate.
più mostri forti, che sono sempre gli stessi, magari sono più resistenti. Tanto che allora si passava da qui, sì, mi sembra. Ok, eccoci qua. Allora, poi salviamo. Quindi questo qua. Allora, dunque, sono quattro numeri, quindi dovrebbe essere. Allora, aspetta. A vedere un attimino dove cazzo sono appunti. Allora è un anno che mi osservano, quindi uno sicuro, un anno, quindi uno. Poi mi hanno dato così tante pillole, 6. Quando allora fa rumore, 2. Tremo ogni volta che cala l'oscurità, 2, quindi 1, 6, 2 e 2. Proviamo. Abbiamo 1, 6, 2. Ok. Vabbè, è 1. E 1 è fatto. Manca l'altro che però, come ho detto, non abbiamo la minima idea. Ok, adesso ha cancellato anche il punto interrogativo lì perché dovevamo mettere il codice, evidentemente. E qua mi sa che abbiamo fatto tutto. E bisogna andare all'ufficio del direttore, perché l'ufficio del direttore c'erano delle scale che non avevamo visto. Noi ce ne siamo subito andati qua. Qui comunque continuo a non capire perché. Vabbè, non c'è serratura adesso. Però, strano che non la sblocca. Dove cazzo si passava? Di qua, sì. Bisogna fare tutto un bel giro. Sì. Un bel giro importante. Non so se rispondono amici adesso che stiamo riandando lì, ma potrebbe anche non essere. Qua è chiuso. Tanto che spawnano sti cazzo di nemici già morti, mi fanno venire un colpo. Che cazzo? Allora, eccoci all'ufficio. La scala, va. Andiamo di scala, va. Qui c'era qualcosa, l'ho visto tutto. C'era niente di che. Vediamo sopra. Poi andiamo a sbucare. Ma andiamo al terzo piano? Ah, ok, quindi evidentemente era chiuso allora il terzo piano se passavamo dalle scale prima, perché se mi fa andare da qua o no. Ehi, la madò, ma che è sta roba? Ma che siete pazzi? Ma voi siete pazzi? Che cazzo è sta roba? Vabbè, ma non. Niente, niente. Barella per trattamenti. Ok, va bene. Al primo piano comunque ho i dubbi che sinceramente che non si poteva andare da qualche altra parte. Qui è chiuso. È chiuso, ma siccome che siamo da un bel po' che non salvo, questa zona non è neanche tanto buona. Qua si può passare, però. Ah, è lì in fondo. Vabbè, se è lì in fondo fare. No, per mo sono in due, sono ragazzi, quello è il problema, che rompono i coglioni in due. No, che cazzo è in due, in tre? No, 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 aspetta, mi spiace infermiera, ma
Siete in troppi, va. La scifra. Manco col fucile a pompa le butti giù. Ho finito i colpi, bello. Mamma mia, questa zona è complicata e a dire poco. E a dire poco. E pochi a dire poco, eh. È brutto. Allora, se è chiusa qui si poteva entrare, ma dove l'abbiamo ammazzato qui si può saltare, non lo so, vediamo un po'. Allora è chiuso da questo lato, è chiuso, è chiuso lì, però va bene. Che serviva a saltare qua? A niente. Nulla, direi. Qui da dove siamo passati? O no? Siamo messi male anche con i colpi, devo dirlo. Siamo messi bene neanche con i colpi. Vabbè, con le cure siamo messi bene, ma con i colpi che non... No. Siamo messi bene. Il generatore che si avvia. Ah, ok, lo dovevamo comunque... Evidentemente... Ah, si può passare là, eh. Non male che l'ho visto, perché... Aspetta un attimo. Cosa? Lì era chiuso proprio, dritto per dritto. Quindi se passavamo dalle scale dal secondo piano era comunque chiuso alla fine, sì, non ti faceva andare oltre. Va bene, va bene. Allora qua si può passare. E va bene. Vediamo cosa c'è. Dove siamo, tra l'altro? Nella toilette. Documento. Non avrò pace finché non saranno risolti. Non avrò pace. Posso fermarmi, non so più come fare. Questa la sblocchiamo? Siamo ritornati. Wow, questo cavo. Ah, questo cavo era il generatore, perché sicuramente. Ah, ok, adesso abbiamo attivato. Sì, beh, bastava seguire il cavo. Barella per trattamenti, dobbiamo attivarla. Sì, ma manca una caterba di cose. Sala radiografia, ambulatorio, ambulatorio 4. Eccetera eccetera, che mi sa che però non l'attivo adesso, quello ci salutiamo perché vado a salvare, raga, non vorrei che stiamo da molto che non salvo, da molto, quindi se muoio devo rifarmi tutto. Ok, questa segnala perché mancava e se no non capivamo che era una stanza. E sa, va bene, tutto chiuso, tutto chiuso. E qua. Questa non è una porta, era la porta lì, va bene. Vabbè, bisogna... Come ho detto, attivare quella cosa qui nel terzo piano, ma mi sa che lo faccio nel prossimo video, perché non vorrei che mi caccia di nuovo un botto dei mostri dopo che ho attivato quello. No. Anzi, voglio andare a salvare, però si può salvare solo al secondo piano. Anche al primo. Il primo non abbiamo praticamente fatto niente. Secondo, a parte il locale di servizio, non siamo entrati. Se poteva. Vabbè, vado a salvare, va che se no qua. Danni, dove cazzo è che si è passato per salvare? Passare da qua.
attraverso queste stanze. Erano certe chiuse, non c'entrava niente, no? Questo no, non c'entrava niente, no. Che vabbè, questo l'attiviamo nel prossimo, raga, vado a salvare, va, che non vorrei che poi caccia mostri dopo che ho attivato quello. Si sa mai, vai, vado a salvare. Tanto il salvataggio è qua. Due passi. Erro, sì. Vabbè, questa zona l'abbiamo controllata quasi tutta nel primo. Il primo piano è nel seminterrato, che se ci fa andare manca. Poi dobbiamo ancora sbloccare qui, eh. Vabbè, dai ragazzi, come sempre voi fatemi sapere, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram, e noi ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Danx0689.